Oggi siamo stati, come hai detto tu, ordinati, siamo stati molto bene in partita nel primo tempo, poi dopo il secondo gol, insomma, abbiamo sempre comunque tenuto bene il campo, ma ovviamente quando vai avanti con l'andamento della gara, poi finché hai la gamba per poter andare un po' in avanti a prendere le grandi squadre, lo fai bene, l'abbiamo fatto bene anche oggi. Poi quando viene a mancare un pochino la gamba fisiologicamente, ovviamente i valori tecnici consentono alla Juventus magari di poterti anche schiacciare un pochino, ma questo è la normalità. Abbiamo cambiato qualcosina oggi e abbiamo sperimentato qualcosina di nuovo per dare un po' più di solidità a livello difensivo e devo dire che togliamo i 3 gol. Ma la squadra credo che sia stata un pochino più solida, ovvio che abbiamo perso qualcosina nella manovra offensiva perché da 2 anni che facciamo cose diverse, quindi le linee di passaggio e quant'altro sono completamente diverse. Buonasera mister, volevo chiedere se c'era un pizzico di rammarico per quell'occasione nel primo tempo capitata sui piedi di Caprari e poi sapere il cambio di Campagnaro, se ha avuto problemi fisici, che tipo di problemi? Ma guarda, di rammarico ne ho tanto dall'inizio del campionato perché ce ne siamo mangiati veramente tanti di gol. Oggi qualcuno in meno, uno clamoroso come ha detto lei, ovviamente qualcosina cambiava perché saremmo andati in vantaggio, però purtroppo abbiamo questa difficoltà in questo momento di non di creare ma di concludere a rete. Arriveranno tempi migliori, ci auguriamo. Campagnaro sì, mi ha chiesto il cambio perché aveva un problema al polpaccio ed è stato sostituito.